Ciao, sono Dave Como e bentornato nel mio canale. Ovviamente se sei nuovo, benvenuto. Ho deciso di realizzare questo video per consigliarvi un libro che mi è piaciuto veramente molto, il quale mi è stato regalato da Romano Nardelli, che ringrazio ancora, collega e amico con il quale ho il piacere di collaborare molto spesso anche qui a Lugano, presso la Gotthard Drum School. E appunto mi ha regalato questo libro di Diego Stacchiotti, Due bacchette per il successo, questo qui, nella speranza che si veda, se caso mi metto la copertina anche qui accanto se non si vede bene. E appunto è un libro che mi è piaciuto davvero molto perché tratta degli argomenti molto interessanti, non solo per i batteristi, attenzione, ma per tutti i musicisti. In sé il libro è diviso in quattro aree, quindi formazione, pratica, atteggiamento e strategia. Sono tutti delle aree che noi dovremmo andare a, come dire, sul quale dovremmo focalizzarci sempre in quanto musicisti. E l'obiettivo di questo libro è darti delle nozioni, delle chicche per essere un musicista di successo. Ma cosa vuol dire musicista di successo? Non vuol dire andare a suonare sul palco gigantesco ed essere però frustrati perché quella musica ti fa schifo. Quello non vuol dire essere di successo perché sei arrivato lì. Essere di successo, musicista di successo, vuol dire essere gratificati per quello che si fa ed essere felici. Ed è un po' quello che cerca di spiegarti Diego grazie a questo libro. Lo trovo molto utile perché anche per me ho trovato delle cose che magari non facevo più, semplicemente prendevo per sottointese, soprattutto nella pratica, perché dopo dici vabbè, suono già da anni, studio da anni, in realtà no, alcune cose sono veramente fondamentali. Ti spiega come comportarti sul palco, ad esempio, delle cose che non devi dimenticarti, la checklist, ci sono veramente una marea di cose. Allora, ripeto, questo è soprattutto per i batteristi, ma io lo consiglio ad ogni musicista perché chiaramente è solo da come dire, adeguare al vostro strumento. Quando parla di cose più tecniche, immaginatevele sulla chitarra, però quando parla di atteggiamento, parla se sei, non so, vi dà dei consigli se siete un insegnante, se siete un musicista professionista o meno, perché non è solo per i professionisti, questo va bene per tutti, anche per degli allievi, dei ragazzi, c'è sempre da imparare, quindi ve lo consiglio vivamente. Ringrazio ancora Romano Nardelli per avermi fatto questo regalo. Invito magari Diego anche un giorno a fare un episodio di storia di musica, potrebbe essere interessante, così ci racconta un po' la sua vita, perché tra l'altro è un ottimo batterista e didatta, lui si trova in Italia, quindi vi consiglio magari di andare a vedere anche i suoi canali social, il suo sito, della scuola eccetera eccetera, perché sicuramente troverete delle cose molto interessanti. Nella speranza che il video sia stato di vostro gradimento, vi invito come sempre a iscrivervi al canale, ad attivare la campanella per rimanere aggiornati ogni qualvolta pubblico qualcosa di nuovo. Come sempre vi invito a lasciare dei commenti qui sotto con proposte di nuovi video, o anche solo per lasciare un commento, un pollicione, io sono sempre contentissimo. E niente, a questo punto vi ringrazio di essere arrivati fino in fondo a questo video e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! We'll be right back.